Oggi faremo un video un po' particolare, probabilmente sarà anche un video più breve, perché? Perché non farò una recensione, non sarà neanche un elenco di film di brevissima uscita nelle sale, ma oggi voglio fare il punto della situazione con voi su quelli che sono i film che attendo maggiormente da ora fino alla fine del 2022, quindi in questi ultimi 3 mesi del 2022, per quanto riguarda chiaramente le uscite in sala. Sono dei film che tra l'altro tengo d'occhio soprattutto anche, ma non solo, in ottica Oscar, in ottica premiazioni, soprattutto quelli chiaramente internazionali, ma non soltanto quelli. Però prima di iniziare, come sempre, io vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi contenuti. A voi non costa nulla, ma in questo modo mi aiuterete a far crescere il canale ed inoltre rimarrete aggiornati davvero su tutte le prossime uscite. Quindi vi ringrazio davvero se lo farete. Ma mettendo bando alle ciance, io adesso con lista alla mano, perché chiaramente a memoria non potrei ricordarmele mai. Poi mai vi andrò appunto a snocciolare sette pellicole, sette titoli, che chiaramente non sono gli unici film che io andrò a vedere in sala nei prossimi 3 mesi, perché chiaramente usciranno anche altre cose, però questi sono al momento i sette film che attendo maggiormente con maggiore curiosità proprio nel corso dei prossimi 3 mesi, prima della fine del 2022. Innanzitutto voglio iniziare con un film che è già uscito nelle sale il 29 di settembre, quindi nel momento in cui sto registrando è già uscito. Nel momento in cui sto registrando ancora non l'ho visto, però potrei magari andarlo a vedere nei prossimi giorni, quindi magari il video uscirà quando io già avrò visto questo film, ma chiaramente ne parleremo, ed è Dante, chiaramente di Pupi Avati, nuovo film di Pupi Avati, che vede tra gli altri come protagonista Sergio Castellitto, che comunque non interpreta Dante Alighieri, interpreta Giovanni Boccaccio, un film che chiaramente racconta una parte della vita di Dante Alighieri. Non ho voluto approfondire più di tanto, ovviamente ho visto più di una volta il trailer che è stato riproposto diverse volte anche prima della visione al cinema di altri film, un film davvero che io spero di poter andare a vedere il prima possibile, perché credo davvero che possa essere considerato uno dei film più interessanti nel panorama italiano, ovviamente in queste settimane, in questi mesi. Quindi volevo segnalarvelo, il 29 di settembre è già arrivato quindi nelle sale Dante di Pupi Avati. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo avete già visto. Stavo dicendo senza spoiler, ma vabbè, stiamo parlando di Dante Alighieri, quindi è un po' superfluo. Poi passiamo ad un altro film italiano, e cioè Diabolik Jinko all'attacco, che arriverà nelle nostre sale a partire dal 17 di novembre, chiaramente secondo film dedicato a Diabolik, girato dai Manetti Bros, dopo quello dell'anno scorso, un film quello che mi aveva entusiasmato, mi era piaciuto tantissimo, un film che fa capire come qui in Italia, anche qui in Italia mi viene da dire, siamo in grado di realizzare secondo me degli ottimi film di genere, dei cinecomic, quindi staremo a vedere che cosa avranno avuto la capacità di fare i Manetti Bros con questo secondo capitolo legato a Diabolik. Non avremo più Luca Marinelli, ma continueremo ad avere Valerio Mastandrea proprio nei panni dell'ispettore Ginko, quindi staremo a vedere 17 di novembre Diabolik Ginko all'attacco. Un altro film che aspetto con tanta curiosità, ma anche con un pizzico di timore, devo dire, è Amsterdam di David O. Russell, che arriverà nelle nostre sale a partire dal 27 di ottobre. Un film, quello di David O. Russell, di cui si parla già in ottica Oscar, come sempre succede per i film di David O. Russell, un cast tra l'altro stellare, perché abbiamo Rami Malek, abbiamo Christian Bale, Margot Robbie, credo Robert De Niro che farà una piccola parte, quindi un cast come sempre anche qui meraviglioso per quanto riguarda i film, soprattutto i più recenti di David Russell. Dicevo, un film che mi incuriosisce, ma allo stesso tempo mi intimorisce un poco, perché purtroppo con David Russell difficilmente ci si ritrova in una via di mezzo. Ricordo il film American Hustle, per esempio, che era stato, come dire, pompato alla grandissima, doveva essere la grande sorpresa dell'anno. Poi alla fine non dico che è un pessimo film, ma è stata una mezza delusione, tanto che infatti anche agli Oscar fu completamente snobbato. Quindi staremo a vedere, però chiaramente lo andrò a vedere, Amsterdam di David Russell, a partire dal 27 di ottobre nelle nostre sale. Un altro film che chiaramente attendo con molta curiosità è il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ed è Il più bel giorno della nostra vita, che arriverà quasi a Natale, il 22 di dicembre nelle nostre sale. L'ultimo film, Odio l'estate, mi aveva piacevolmente colpito in maniera anche sorprendente, perché comunque da un punto di vista cinematografico Aldo, Giovanni e Giacomo negli ultimi 15 anni più o meno non è che abbiano brillato particolarmente, non è che abbiano avuto la possibilità di regalarci
classici, chissà quali grandi film indimenticabili, a parte il fatto che chiaramente non si può fare il paragone con quelle che sono le loro prime pellicole, perché quelle sono davvero leggendarie, intoccabili. Però ecco, da una quindicina d'anni a questa parte, purtroppo la loro verve artistica sembrava essersi un po' spenta. Ecco, con Odio l'estate ho respirato nuovamente un'aria antica che mi ha davvero quasi emozionato e mi ha quasi commosso. Staremo a vedere che cosa saranno in grado di fare con questo nuovo film, Il più bel giorno della nostra vita, quindi di Aldo Giovanni e Giacomo, a partire dal 22 di dicembre. Quindi un nuovo film che attendo con molta curiosità, chiaramente italiano. Poi un altro film che attendo con molta curiosità, del quale in realtà non ho voluto approfondire più di tanto la trama, è Bones and All, nuovo film di Luca Guadagnino, anche qui regista italiano, chiaramente un regista che si è fatto conoscere ed apprezzare in realtà a livello internazionale, grazie anche a Suspiria, per esempio, il remake del film di Dario Argento, Chiamami col tuo nome, ancora di più. Quindi Bones and All arriva nelle nostre sale a partire dal 23 di novembre, un film che viene presentato a cavallo tra il dramma e l'horror, a quanto ho capito, però ripeto, non ho voluto approfondire perché non ho voluto rovinarmi in nessun modo attraverso degli spoiler la visione di questa pellicola, però sicuramente l'attendo con curiosità. Quindi Bones and All di Luca Guadagnino, 23 di novembre. Poi cosa rimane da elencare? Chiaramente, sì, ovviamente, il nuovo film di Steven Spielberg, The Fablemans, che arriverà nelle nostre sale a partire dal 15 di dicembre, un film che si presenta come una grande sorta di storia autobiografica. Ora non so in che modo verrà raccontata la storia di questo film, storia autobiografica chiaramente di Steven Spielberg. Staremo a vedere. C'è chi ne parla già in termini entusiastici. Non so se in realtà qualcuno abbia avuto la possibilità di vederlo in girone per il mondo, quindi non lo so sulla base di che cosa si poggiano queste conclusioni. Però stiamo parlando di Steven Spielberg, stiamo parlando del nuovo film di un grande maestro di cinema da ormai una cinquantina d'anni a questa parte, quindi bisogna dargli fiducia a prescindere. Tra l'altro, l'ultimo film di Steven Spielberg, il remake di West Side Story, è stato qualcosa davvero di incredibile. Quindi, The Fablemans si andrà a vedere a prescindere. Quindi, lo attendo con molta curiosità. Ed infine, chiudiamo questo elenco di 7 film per quanto riguarda le uscite più interessanti in questa parte finale di 2022. Forse con il film che stiamo attendendo un po' tutti, o comunque a livello mondiale, è il film che già si preannuncia come il maggiore incasso degli ultimi tempi, e cioè Avatar 2, La via dell'acqua di James Cameron, chiaramente a più di 10 anni di distanza da quello che è stato il primo Avatar, che tra l'altro è stato nuovamente riportato nelle sale con grande successo perché sta facendo nuovamente dei grandi incassi, non fa altro che andare ad incrementare ancora di più quella che è come dire, lo storico incasso globale che Avatar ha avuto proprio nel corso diciamo, del 2009, se non ricordo male, 2009-2010 più o meno, quindi più di 10 anni fa. Ma arriverà chiaramente il secondo. Io come dire, questa riproposizione di Avatar non l'ho vista perché credo sia stato anche rimasterizzato, non ho idea, non sono andato a vederla al cinema, non credo che l'andrò a vedere da qui a quando la toglieranno. Staremo a vedere, eventualmente io ho il DVD, scusate, ho il Blu-ray, quindi recupererò il film con quello, lo rivedrò attraverso l'home video. E poi a partire appunto dal 14 di dicembre arriverà il secondo. Io non so se ho detto il film di Steven Spielberg uscirà il 15 di dicembre, non so se l'ho detto meno, però ve lo ripeto. Il 14 di dicembre invece Avatar 2, La via dell'acqua. Chiaramente si preannuncia come qualcosa di spettacolare da un punto di vista visivo, già da quello che si vede dai trailer. Non ho idea se sarà in 3D, come sarà possibile guardarlo, perché c'è chi parlava addirittura di un 3D senza bisogno di occhiali, non ne ho davvero idea. Però sicuramente lo andrò a vedere, non so con quali tempistiche, perché ci sarà davvero il delirio nelle sale, già lo so, perché ricordo quello che è successo con il primo, non oso immaginare con il secondo, quindi staremo a vedere. Tra l'altro c'è un delirio anche per rivedere il primo nelle sale in questi giorni, quindi davvero ci sarà qualcosa da incredibile, qualcosa di incredibile nel momento in cui arriverà anche Avatar 2, chiaramente di James Cameron, lo attendo con molta, molta curiosità. Quindi questi erano i 7 film più interessanti, ma non gli unici, ripeto, che attendo in questa parte finale di 2022. Chiaramente fatemi sapere voi quale film state attendendo con maggiore trepidazione da qui alla fine dell'anno, quale sperate di andare a vedere, quale state vedendo magari anche in questi giorni. Fatemelo sapere qui sotto tra i commenti, perché ovviamente potrebbero esserci dei titoli diversi da quelli che vi ho elencato, e quindi andiamo ad allungare a dismisura la lista dei film che dobbiamo recuperare e che devo personalmente
ovviamente recuperare. Quindi vi aspetto qui sotto tra i commenti, fatemi sapere perché vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri. Io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella così da aiutarmi a far crescere ancora di più il canale. Qui sotto in descrizione trovate il mio canale Telegram, ci becchiamo anche lì, vi invito ad iscrivervi, trovate la mia wishlist Amazon nel caso in cui voleste farmi un regalo e trovate anche il link di affiliazione Amazon che potete utilizzare per qualunque vostro acquisto perché a voi non cambia nulla, non spenderete un centesimo in più, ma una piccola parte della vostra spesa sarà automaticamente girata da Amazon al sottoscritto. Quindi questo è un altro modo che avete per potermi supportare. Io vi ringrazio davvero per l'attenzione, vi ricordo anche di iscrivervi alla mia pagina Facebook e ci becchiamo anche lì. Come sempre, vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti!